E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a giocare con il nuovo automatico dello standard di ferro. Automatico che si droppa al grado 30 dello standard di ferro, ovvero il decisore oscuro. Ma andiamo subito a vederne i perk. Abbiamo un telaio rapido, quindi una riserva di munizioni più capiente che si ricarica più rapidamente quando il caricatore è vuoto. Due tipi di canne, rigatura spirale, una canna bilanciata che aumenta leggermente agilità e stabilità e aumenta leggermente la maneggevolezza, rigatura poligonale, una canna ottimizzata per ridurre il rinculo che aumenta quindi la stabilità, e canna scanalata, una canna ultraleggera che aumenta notevolmente la maneggevolezza e aumenta leggermente la stabilità. Preferisco la rigatura spirale perché aumenta leggermente di più la gittata a discapito della stabilità, comunque rimane abbastanza. Due tipi di caricatore: caricatore esteso, quindi quest'arma ha un caricatore di dimensioni notevoli ma si ricarica più lentamente, aumenta notevolmente il caricatore, riduce notevolmente la velocità di ricarica, e proiettile a calibro elevato. I colpi di quest'arma fanno barcollare di più i nemici aumentando la gittata leggermente. Appunto perché aumenta la gittata preferisco proiettile a calibro elevato. Perk peculiare: fondina autoricaricante, l'arma riposta si ricarica automaticamente dopo un breve periodo. Perk che in questo video purtroppo non vedremo usare perché non riporrò mai l'arma, ma che comunque in generale potrebbe essere veramente utile. Ma adesso andiamo subito a vedere come si comporta l'arma in partita. Ok, fortezza, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Quest'automatico l'ho provato, ma giusto per provarlo, perché in realtà oggi non doveva nemmeno uscire questo video, ma un altro che avevamo registrato ieri, che purtroppo non so per quale motivo abbiamo perso la registrazione. Quindi lo sto proprio registrando all'ultimo momento, non è che mi sono preparato chissà quanto su quest'arma. Però andiamo subito a vedere come se la cava. Il caricatore è sicuramente molto ampio, perché un caricatore di 50 colpi, è veramente buono. La stabilità, insomma, è un po' traballante il rinculo, quindi non lo so, non vi saprei dire. Bisogna vedere come si riesce a controllare alla fine. In testa fa 14, quindi poco più di una mitraglietta. Quindi prendere in testa magari anche a distanze un po' lunghe non è proprio facilissimo. Magari che adesso appena muoio cambio il perk e metto quello che aumenta la stabilità piuttosto che la gittata. Allora, vediamo un po', cambiando il perk, se la situazione migliora, perché la stabilità è difficile, perché non è un rinculo verticale, ma è un rinculo che va a destra e a sinistra, quindi è un po' difficile da controllare. Magari ce la giochiamo un attimino più corti, però ci assicuriamo i colpi in testa, piuttosto che aumentare la gettata inutilmente. Beh, questi sono due poi. Ok, l'abbiamo fatto. Ok, allora, no, con la stabilità un po' più alta si riesce a controllare sicuramente meglio. Il rinculo non è chissà quanto difficile da controllare. Ecco, magari appunto pecca un attimo sulla gittata. Bisogna cercare di mantenerci un pochino dalle distanze più corte, però non è male. Ok, il danno lo fa, devo dire che non è male, non è affatto male se riusciamo a rimanere dalle medie distanze. Magari accompagnata probabilmente da un'arma che sia particolarmente forte dalle lunghe, riesce a dare il meglio. Considerando appunto che le medie distanze, se abbiamo un'arma forte dalle medie distanze, non ci conviene accompagnarla con una forte dalle corte, altrimenti dicevo diventa un po' squilibrata. Dalle lunghe non sappiamo proprio cosa fare. Invece questa, bene o male, dalle corte penso che riesca a fare qualcosa, quindi accompagnarla con un'arma forte dalle lunghe potrebbe essere la scelta migliore. E quanto fa schifo l'Evoca Tempeste. Ci metterne un po' per fare danno, sinceramente. Però se prendiamo in testa ci sta, dai. Non è probabilmente tra i migliori automatici di questo gioco, nulla a che vedere con un numero, con un dono di Uriel, querelante tantomeno, o addirittura un Regimen. Però comunque se la cava, diciamo. Appunto, l'unica cosa che mi dà un po' fastidio è il rinculo, perché io comunque sono uno che il rinculo riesce a mantenerlo abbastanza stabile, a controllarlo abbastanza bene, però questo tipo di rinculo mi dà abbastanza fastidio e è difficile da controllare, perché non è un rinculo verticale, ma è un rinculo che va a destra e a sinistra, quindi non so bene come. Vabbè, questo mi ha aperto. Non so bene come controllarlo. Poi probabilmente è una cosa che con l'esperienza, utilizzando l'arma, si riesce. Questo che sta facendo qua dietro? Ah.
minuti rimasti. Hai perso il comando, okay. Ma la partita non è terminata. Beh, sì, anche dalle corte comunque riesce a fare il suo lavoro, eh. Anche se comunque è un automatico, non una mitraglietta. Fa abbastanza male. Anche dalle corte. Sinceramente non mi pare che questi siano dei grandissimi pro player, quindi probabilmente starò facendo una buona partita, ma non perché l'arma sia particolarmente buona. Perché alla fine, come ho già detto, è un automatico che sì, ci sta, mi piace, è carino, però non è che sia il migliore automatico di questo gioco. Sicuramente per il rinculo, ma anche alla fine per la gittata probabilmente, che diciamo che pecca un pochino. Beh no, in realtà no, la gittata c'è, bisogna solamente riuscire a mantenere i colpi in testa, che appunto ci viene reso un tantino difficile da questo rinculo un po' particolare. Ecco, da queste distanze fa poco danno, fa 10 in testa, quindi dobbiamo avvicinarci di più per riuscire ad avere un buon risultato. In realtà non sembra, cioè, una volta quando si usa l'arma, diciamo che non sembra affatto che faccia tutto il danno che effettivamente poi fa, perché la vita scende molto lentamente rispetto ad altre armi. Eppure... vabbè, sono stato un po' stupido. Quindi in conclusione direi che è un automatico decisamente particolare, perché questo rinculo, insomma, lo rende molto particolare come arma, perché appunto, come vi sto dicendo, l'impressione che mi dà giocando è che non sia un'arma particolarmente forte. Quando poi però vado a vedere gli effetti che dà sulle altre persone, devo dire che fa veramente veramente male. Allora, non è particolare come arma, come vi ho detto, perché appunto l'effetto che mi dà giocandola è che non sia particolarmente forte. Eppure ho fatto una buona partita, ho fatto 28 kill, 255 di lato, quindi ci sta decisamente una buona partita. L'arma è buona, non sembra, ma è buona. Io vi consiglio di accompagnarla con un'arma che sia particolarmente forte da lunghissime distanze, come per esempio un coniglio di Giada, che compensa molto, perché comunque è abbastanza versatile, riesce a coprire le corte distanze e anche le medie un po' più lunghe. Quindi appunto, accompagnato da un'arma con dalle lunghe distanze, dovrebbe essere veramente veramente un buon set. Quindi ragazzi, questa era l'arma, io spero che il video vi sia piaciuto. Se questo è stato, lasciate like, commentate, condividetelo a tutti quelli che conoscete, che sia tantissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come nei video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, bellissimo, fantastico sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, per la tua